partiti dunque finalmente prende il via questa prima corsa di Palermo dopo varie peripezie. Ottima partenza dall'esterno della prima fila di Passion Gual, che imbocca al comando la prima piegata davanti a Pasieca BLV e a Matrix Mar, più indietro tutti gli altri, con Pupella Luis a precedere Norton Millar, mentre per linee esterne prova subito a mettersi in luce uno dei penalizzati, ovvero si tratta di Igor Stravinsky. Andatura tutto sommato abbastanza allegra da parte di Passion Gual. Andiamo a vedere, la partenza è stata da fermo, quindi naturalmente il primo parziale in parte ne risente. Comunque 48 per i primi 600 metri, adesso ha preso abbastanza in mano il numero 5 di Passion Gual, così Igor Stravinsky con Salvatore Pampilonia, che ricordiamo partiva con 20 metri di penalità, si trova già al suo esterno, dietro i due sempre Pasieca e Matrix Mar, mentre adesso prova anche il numero 6 a farsi avanti. Il primo chilometro abbastanza tranquillo sul 19, Pupella Luis ha preso la scia di Igor Stravinsky, mentre Norton Millar si profila già in terza ruota, è un po' una delle sue caratteristiche, anche se con l'andare del tempo la sua stamina si è un po' attenuata e questi percorsi comincia a pagarli molto più che in passato. Insiste Igor Stravinsky su Passion Gual e quando mancano poco meno di 600 metri al traguardo tende a passare. Comunque prova a rimontare ancora per linee interne Passion Gual, che per inciso è l'estremo outsider della corsa, nettamente la cavalla meno seguita al gioco, eppure al miglio c'è proprio lei al comando. Vediamo questo miglio in 2,5 e mezzo, adesso è onda lunga spin con Carmelo Galluzzo a farsi avanti. Igor Stravinsky è un po' calato, lo stesso per Norton Millar, che sta adesso subendo all'attacco esterno di un avversario. Nel frattempo onda lunga spin dà l'impressione di avere la camminata giusta per portarla fino in fondo. Ottavio DL impegna il Norton Millar per la piazza, comunque a vincere molto chiaramente onda lunga spin con Carmelo Galluzzo, gentleman in grande evidenza nel periodo, Cosimo Cangelosi il trainer, i colori sono quelli della scuderia Pineta. Sul mio cronometro alla fine ho 2,37 e mezzo per i 2020 metri, quindi tempo attorno all'1,19 per lo start, dovrebbe essere 18 grosso modo e qualcosina per il onda lunga spin numero 10, che ha preceduto Ottavio DL, tornato in evidenza è Norton Millar per onda lunga spin quota di 6,78 in numeri 10, 9, 7, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso del